26 anni di calcio, ho conosciuto tantissimi calciatori dei quali ho dei grandi ricordi. Vediamo il caso di Bertotto che è qui presente, anche lui ha giocato tantissimi anni ed è un altro grande esempio del calcio qui che abbiamo vissuto assieme in Friuli. Totò è un qualcosa di speciale, di eccezionale, perché bisogna tenere presente prima di tutto che innanzitutto è un campione in assoluto. Fare 150 gol nel campionato italiano, il cosiddetto campionato del catenaccio, dove siamo soprattutto portati, dove ho visto anche il mister qui, Giacomini, da qualche parte, eccolo qua, no? È molto più difficile, lui che è un tecnico, sa che è molto più difficile fare gol in Italia che in altri paesi, no? Perché è un altro tipo di giocare, di gioco. È vero che non c'è più il catenaccio classico, però prima di tutto si pensa a difendersi e poi ad attaccare, più o meno queste sono le filosofie del nostro calcio. Quindi fare tutti i gol che ha fatto Totò in una piccola società dove se hai tutta una serie di campioni di facilità notevolmente il tuo compito, vuol dire che veramente è un campione mondiale. E lo è soprattutto come uomo, perché in tutte le sue manifestazioni in questi anni si è sempre comportato con una sincerità, una correttezza, una generosità anche nei confronti, diciamo adesso, di questi bambini che lui a tempo perso, quando ha tempo, si dedica a questo calcio. Perché? Perché al ricordo della sua gioventù, e quindi quelle sofferenze che lui ha avuto vorrebbe evitarle a questi bambini che crescono nel calcio, eccetera. Quindi ogni sua manifestazione è stata di un ragazzo veramente generoso, bravo, quindi questo è veramente un grande esempio. Questa è una società centenaria che alla fine, pur essendo una società di provincia, ha avuto sempre un grande prestigio, perché l'Udinese insomma ha giocato in Serie A negli anni che c'erano sempre le solite big e tante altre società sono sparite gli anni 50, ad esempio gli anni del, perché qui devo anche nominare Giacomini perché fa parte della storia del, almeno contemporanea del, non è preistoria, ma non è contemporanea, quasi, però, quasi. Però gli ultimi 50 anni possiamo parlare appunto che l'Udinese anche prima, insomma, è sempre stata, diciamo, più o meno nella parte importante del calcio italiano. E quindi cosa vuol dire? Che c'è allora una tradizione, non è Pozzo, tutti anche i predecessori di Pozzo si sono comportati in modo che la società è ancora qui a competere in Serie A, mentre tante altre società di provincia sono morte 40, 50, 60 anni fa. Quindi gli do anche, dobbiamo ricordare anche qui il presidente Mazza, che è stato il mio predecessore e che anche lui ha fatto una parte importante della storia dell'Udinese. E come calciatore io ritengo sono passati tanti grandi calciatori, ma il più grande credo di poter confermare è il presente in assoluto. Si parla sempre bene alla memoria, no? Parliamo bene dei presenti, perché effettivamente è un numero uno assoluto sia nel campionato italiano e sia per l'Udinese. Non ho altro da aggiungere.